Marco, una delle ultime conferenze stampa con la maglia della Juve Stabia, che effetto ti fa? Strano, anche perché l'altro è un po' che non veniva. No, scherzo. No, mi dispiace anche perché vuol dire che l'anno sta finendo, quindi fortunatamente abbiamo passato un bellissimo anno, tipo di... ma anche di successi, dai. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo con largo anticipo, quindi... A livello professionale tuo, diciamo personale anche, che anno è stato? Buono sicuramente, sia mio che anche della squadra. Ripeto, non aspettavo di arrivare a questo punto anche come livello realizzativo, quindi sono contento. Ricordi all'inizio, diciamo, quando sei stato presentato, quelle prime 5 gare non hai giocato, hai respirato tutt'altra atmosfera, nel senso che c'era un po' di negatività intorno alla Juve Stabia. Riparlare ora a salvezza acquisita è probabilmente un sogno playoff che senza un altro punto ti sarebbe voluto coltivare un po' meglio, che... quali sono le tue sensazioni? Sì, sì, è vero, no, all'inizio ero un po' preoccupato, però sapevo della qualità della squadra, quindi ero sicuro che potevamo affrontare un campionato di buon livello. Ecco. Così è stato, appunto, quindi è andata bene così. Futuro al Cagliari? Ma non lo so, come prima cosa, cioè, sicuramente rientrerò là, anche perché sono in prestito. Però poi non so cosa c'è dietro, non so cosa succederà. La speranza qual è sempre? La speranza è... ripeto, come primo obiettivo è quello di tornare a Cagliari, poi con le dovute considerazioni. Se così non sarà, andrò da qualche altra parte. Però, ripeto, non so niente, quindi non ti posso dire niente. L'obiettivo più immediato potrebbe essere quello di salutare Castellammare ancora con un gol. Ma io lo spero, ho provato anche la scorsa, però ma venivo anche da un momento un po' così fisicamente, quindi mi dispiaciuto tanto perché volevo chiudere al meglio questo campionato. Mi piacerebbe segnare almeno l'ultima giornata in casa per sentire ancora una volta il boato del Menti. Sì, infatti sarebbe l'idea, però anche se così non fosse, mi rimarrà un ricordo sempre bello. Cosa è cambiato da quei 0 gol con l'Alpino Reffe ai 21 di quest'anno? È cambiato tutto, i tempi, tutto. Lì ero, sicuramente non ero importante per la squadra, anche perché c'erano signor giocatori davanti, quindi era difficile anche giocare. E poi anche la sfortuna è andata in sfavore. Quest'anno invece è un po' andata decisamente meglio. Marco, cosa ti porterai dietro dei presidenti? Partiamo dai presidenti. Ma non solo dai presidenti, da tutti. Un ricordo speciale, bellissimo, quindi anche perché è stato benissimo qua con tutti. Presidenti, dirigenti, sembravamo un'unica famiglia, avrò un ottimo ricordo di tutti. Mister Piero Braglia, che cosa ti ha dato? Ma ha dato più consapevolezza dei miei mezzi, più sicurezza. L'anno scorso è un campionato importante a Foggia, però insomma, senti che questo è quello davvero della consacrazione. Ma lo spero, anche perché fare un anno bene in C e fare un anno bene in B ben diverso. Però spero di raggiungere la maturazione il prima possibile e di avere l'opportunità giusta per garantirmi un futuro migliore. Quando pensi alla serie, più emozione, più anche di timore per una categoria che comunque ancora di più tra la via là è diversa e importante, la voglia di ripetere, ecco, qual è la sensazione principale che ti viene? La sensazione è quella di... anche perché parliamo in pratica di un traguardo che ogni giocatore spera di raggiungere, quindi è il top, questa Serie A è sicuramente il top del calcio, dove trovi i campioni, gli stadi veri, quindi un po' di timore c'è, però c'è anche la fortuna di essere arrivato, quindi la voglia di provare. Cioè, aspetta, di essere arrivato non so, però. Qual è la condizione
per il tuo futuro, nel senso la squadra che ti prende, che ovviamente dovesse essere il Cagliari o qualsiasi altra, diciamo, deve darti una certa sicurezza di avere spazio, oppure dovesse giocarti il tuo posto lungo? Ma per carità, andare a giocarmi nel mio posto, però già stare nella rosa sarebbe una bella cosa. E alla Juventus che cosa dici? Tutti dicono difficile, l'anno prossimo sarà a sostituire Sau. Ma non è vero, ogni anno succede sempre qualcosa. Sono sicuro che troveranno qualcun altro che farà anche meglio di me. Perché non è che hai dato qualche consiglio? No. C'è il gol che ti porti dietro più di tutti? Non personale, però penso sia quello con la Sampdoria e poi tutti quelli in casa, comunque non per la fattura dei gol, ma per il calore dei tifosi, per il boato, per tutto. Conosci personalmente Cocco? Sì, siamo anche giocato insieme, quindi. Che tra le varie voci si parla anche di Cocco per il futuro della Juve Stabia, con un possibile interessamento, ecco, consiglieresti a lui un'avventura per se la mano? Sì, anche per il suo carattere, che uno molto si fa prendere da queste piazze, così. Poi ha dimostrato anche di poterci stare benissimo in questa categoria, quindi penso potrebbe essere un acquisto giusto. Gennaro, ultimi 180 minuti, c'è un bilancio di questa stagione, come la giudichiamo? Stagione positiva, siamo salvati con molte giornate in anticipo, quindi il nostro obiettivo all'inizio era la salvezza, l'abbiamo raggiunto in anticipo, quindi siamo contenti di questa permanenza in Serie B, quindi significa che l'anno prossimo giocheremo un'altra volta in Serie B e niente, penso che il campionato della Juventus è stato un ottimo campionato, adesso difficile magari l'anno prossimo confermarci, perché comunque mantenere questa posizione di classifica, ricordando anche con i punti di penalizzazione che abbiamo, comunque è stato un ottimo campionato, quindi riconfermarci sarà difficile, però ci proveremo e sperando di fare un altro ottimo campionato. Prima è venuto Sam a parlare con voi, siamo quasi ai saluti finali, no? Con Marco, che cosa vi ha dato? Marco penso che alla luce del giorno, cioè, ci ha dato tantissimo, ha fatto 21 gol e non è da tutti fare 21 gol. Come abbiamo letto anche in passato sui giornali, è stato lui a farci raggiungere la salvezza, no? Con i suoi gol, magari senza di lui la quest'anno non sarebbe arrivata a questo obiettivo. Io non sono d'accordo su questo, però vabbè, ognuno di noi è libero di dire quello che pensa. Io penso che tutto il gruppo ha raggiunto questo obiettivo, magari Savo senza la West Ham non avrebbe fatto 21 gol, quindi niente, abbiamo raggiunto l'obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio, quindi siamo tutti contenti, cerchiamo di fare bene anche in questi ultimi 180 minuti perché nessuno vuole fare figurarci in queste ultime due partite, sarebbe da stupidi, onoriamo il campionato fino alla fine e poi ci prepareremo per l'anno prossimo. In discussione c'è anche il tuo rinnovo, nel senso scade nel 2013 il tuo contratto, però almeno quelle che sono le intenzioni della società che ci passa di capire, si vorrebbero un po' rinnovare tutti gli accordi almeno fino al 2014. Una soluzione che tu gradiresti, quella di provocare la quest'anno? Sì, sicuramente, io a Castellammare sto bene, mi sono trovato bene, ho fatto due anni positivi, la gente mi ha dato tanto, la società mi ha dato tanto, sicuramente ci dobbiamo sedere, ne dobbiamo parlare. Ovviamente tutti i giocatori aspirano sempre a rimanere in alto, giustamente se arriva qualche proposta dalla Serie A uno ci pensa un attimino, giustamente c'è da vedere se ne vale la pena, se la società ti dà la possibilità di andare, quindi ci dobbiamo riunire e parlare della situazione, però se io rimango qui a Castellammare non c'è nessun problema, cioè io sto bene, sto vicino a casa, quindi non vedo nessun problema. Questa è una giornata importante perché almeno a quanto ci è stato detto entro stasera Sergio Braia dovrà comunicare la propria decisione. Tu sei ottimista, pessimista?
Penso che lo stesso discorso valga anche per il mister. Il mister magari sta aspettando di valutare le proprie, come dice tu, anche a livello familiare, sta discutendo con la tua famiglia perché magari si vuole avvicinare a casa, però penso che comunque se non arriva una proposta interessante lui da Castellammare non si muove. Se deve andare pure lui in una categoria superiore, in una squadra più importante per migliorarsi, penso che comunque è da valutare, poi non è detto che vada o meno. Quindi penso, cioè nemmeno io lo so per certo se lui rimane. Giustamente se va via dispiace perché io sto da 2 anni con lui, mi sono trovato bene, si è creato un certo tipo di rapporto, quindi ma come dispiace a me, dispiace a tutta la squadra, alla gente, a tutta la società, penso anche a voi giornalisti, quindi sarebbe brutto, però noi capiamo che lui va a migliorarsi, è giusto che vada via. Come va il tuo rientro dopo l'infortunio? Il mio rientro dopo l'infortunio è andato tutto bene, pensavo che ancora mi portavo qualche fastidio, invece no, la gamba ha risposto bene. Giustamente la condizione non è quella degli altri, magari non sto subito al 100%, però ti dico la verità, pensavo peggio, invece va tutto bene. Secondo te ha influito questa questione del deferimento del calcio scommesse sull'andamento del campionato? Per esempio il Verona ha perso le chance di una diretta contro il Minolette, magari un anno fa era una partita già, tra virgolette, pronta per i 3 punti al Verona. Sicuramente un po' questo fatto dei deferimenti non passa il campionato, perché magari prima le ultime giornate i risultati erano scontati, magari la Minolette era retrocessa, poteva andare la partita al Verona. Però questo ha aiutato il calcio, anzi è stato meglio perché è più bello vedere una partita anche se gioca il Binoleffe col Verona. Io l'ho vista, è stata una bella partita, specialmente il primo tempo la Binoleffe se l'è giocata, poi il secondo tempo il Verona c'aveva voglia di rimontare, ha fatto un buon secondo tempo. Meritava di vincere, quindi è anche piacevole per i tifosi guardare la partita, mentre prima non lo era. Un po' tutti anche i ministri, insomma, di questo discorso di confermarsi il prossimo anno, alla luce anche di questi deferimenti, quello rischia di essere un campionato che magari può iniziare ad handicap, insomma, la prospettiva di avere diverse squadre che potrebbero pagare qualche punto di penalizzazione potrebbe esserci. No, per voi che avete avuto purtroppo questa esperienza nel corso dell'anno, secondo te, insomma, quanto potrà pesare questo andamento di quel campionato? Sicuramente dai deferimenti qualche squadra dovrà partire con qualche punto di penalizzazione. Io non sono convinto del fatto dei punti di penalizzazione, quanti punti possono dare una società, anche se come dicevano prima dei playoff ci saranno i deferimenti, poi vedo che fino adesso comunque non è successo ancora niente, quindi secondo me slitteranno al prossimo campionato. Potranno dare 2-3 punti a qualche società, però 2-3 punti possono pesare sulle società come la Juve Stabia che partono con obiettivi della salvezza, durante il campionato possono pesare. Alle società che devono lottare per vincere il campionato o per andare ai playoff, 2-3 punti secondo me è poco, quindi non è che possa. Poi dipende, magari una squadra per 10 punti di penalizzazione sicuramente la Juve Stabia partirà avvantaggiata. Anche se insomma la scuola di quest'anno ha insegnato che comunque effettivamente comunque anche non c'è tanti punti di penalizzazione, comunque ha raggiunto la salvezza, quindi non lo so poi quanti punti di penalizzazione possono prendere tutte queste squadre. Io ho letto un'intervista dell'avvocato Chiacchio che diceva le squadre rischiano da 2 ai 6 punti di penalizzazione, c'è da vedere chi squadra rischia tutti questi punti di penalizzazione. Giustamente noi possiamo partire avvantaggiati perché non penso che non siamo la squadra che ha questi problemi, per fortuna. Quindi partiremo da 0 o partiremo sicuramente avvantaggiati sugli altri. Domenica si va a Cittadella, due squadre di quest'Abbia senza diciamo, più obiettivi. Uscire una partita divertente, una partita per divertirsi. Per divertirsi no, noi cercheremo sempre di fare bene, la prima cosa è di evitare una figuraccia, anche perché il mister Brian non penso che va a farsi la gita lì a Cittadella. Già
questo sicuramente tutta la settimana, comunque prepareva le partite come ha sempre fatto e cercherà di tirare fuori il meglio da noi. Anche noi vogliamo fare bene proprio per chiudere quest'annata in modo tranquillo e che poi magari puoi fare un buon campionato. Le ultime due partite fai una figuraccia, sai, magari la gente si ricorda della figuraccia, non del campionato buono che hai fatto, quindi ci teniamo a fare bene queste ultime due partite, anche perché all'ultimo arrivano il Sassuolo che comunque lotta ancora per i playoff o per la Serie A, quindi è una bella partita e noi ce la giocheremo sicuramente. C'è qualcuno che ti ha sorpreso particolarmente in maniera positiva quest'annata prima di quest'altro? Beh, io penso un po' tutti hanno dato un contributo importante alle quest'anno. Magari prima nessuno di noi si aspettava che ogni singolo giocatore potesse fare tanto per la quest'anno. Invece se andiamo a vedere uno per uno, tutti hanno dato qualcosa in più per la quest'anno. Non ce n'è uno in particolare, c'è un po' tutti, insomma. Secondo te nelle zone tra virgolette che contano senza la salvezza e il playoff va ancora a cambiare qualcosa o la classifica rimane la stessa? Qualcosina potrà cambiare, dipende da questa giornata, perché prima vedevo la classifica, se il Padova mettiamo caso che vince a Nocera e la Sampdoria non vince con Pescara si fa un punto di differenza, poi la Sampdoria sembra che c'è lo scontro diretto con Varese, quindi qualcosina può cambiare, dipende da questa ultima giornata. Se poi il Padova non vince, la classifica non è quella, in Serie A va Pescara e Torino. La luce degli scontri con queste due squadre, secondo te sono quelle che effettivamente meritano di andarci direttamente? Secondo me Pescara e Torino sì, perché Torino è dall'inizio del campionato che è sempre in testa alla classifica, ha un organico per vincere il campionato, hanno programmato già dall'inizio per vincere il campionato, quindi se lo meritano, hanno dimostrato anche sul campo. Pescara esprime un calcio, penso lo sappiamo tutti, un bel calcio, fa tanti gol, quest'anno mi sembra che ne ha subiti tanti, però con il gioco di Zeman sembrano pochi, perché comunque ha vinto anche le partite 6-0, magari prima finivano 6-3, adesso finiscono 6-0, quindi secondo me anche Pescara merita di andare in Serie A, poi Verona, Sassuolo, sono le squadre che se la lotteranno per i playoff e poi troppo una sola per in Serie A.